ritrovati per continuare a suonare gli accordi di settima. Abbiamo visto fino adesso per quanto riguarda gli accordi di Do, di Re e di Mi. Ora vediamo quelli di Fa. Quindi Fa settima. Fa minore settima. Fa con la settima eccedente. E Fa con la settima diminuita. Ovviamente questi accordi si possono fare anche in posizioni diverse, ma vi propongo queste che vi ho fatto ascoltare. Dunque, Fa settima. Lo abbiamo già visto quando abbiamo imparato i giri armonici nel primo corso, comunque ripassiamo. Basta mettere il barré sul primo tasto e posizionare il 2 sul secondo tasto della terza corda e il 3 sul terzo tasto della quinta. E abbiamo questo Fa settima. Per il Fa minore settima, da questa posizione che abbiamo appena visto, è sufficiente sollevare il dito 2 e tenere sempre il grande barré sul primo tasto e il terzo dito sul terzo tasto della quinta corda. E abbiamo ricavato così il Fa minore settima. Il Fa con la settima eccedente. Abbastanza semplice perché sono tre dita consecutive senza barré e quindi basta mettere il primo dito sul primo tasto della seconda corda per ricavare questo Do, il secondo dito sul secondo tasto della terza corda che è un La e il terzo dito sul terzo tasto della quarta corda che è un Fa. Ecco, sono tutte in fila, primo, secondo e terzo tasto sulla seconda, terza e quarta corda. Possiamo suonare cominciando dalla quarta corda verso il basso. Questo è il Fa settima eccedente, ma si può suonare anche la quinta corda, eh? E ora vediamo l'accordo di Fa settima diminuita. Ve lo propongo in due posizioni. Una è questa con quattro corde, un po' più facile da suonare, e cioè il primo dito preme il terzo tasto della quarta corda, il terzo dito preme il quarto tasto della terza corda, il secondo dito preme il terzo tasto della seconda corda e il quarto dito il quarto tasto della prima corda. E abbiamo queste note. Questo quarto tasto della terza corda che siamo abituati a riconoscerlo come Si, viene chiamato Do bemolle, sempre per le regole armoniche che ho già accennato. Poi abbiamo questo terzo tasto della seconda corda che è un Mi doppio bemolle, come vedete esistono anche doppi bemolli, e un La bemolle al quarto tasto della prima corda. Comunque, al di là delle note come si chiamano, abbiamo questa posizione che è un Fa settima diminuita. Come vedete, questa posizione è uguale ad altri accordi di diminuita che abbiamo già visto, ma spostandola avanti e indietro sui tasti si ricavano altri accordi di diminuita. Un altro Fa settima diminuita che si può suonare tutte e sei le corde, invece, è questo con il barré al primo tasto. Grande barré
al primo tasto, le altre dita che rimangono, il 2 preme il secondo tasto della quinta corda, il terzo dito preme il quarto tasto della quarta corda che è un Fa, poi abbiamo questo La bemolle al primo tasto della terza corda ma viene premuto dal barré, e con il quarto dito il terzo tasto della seconda corda che è appunto il Mi doppio bemolle, e sulla prima corda abbiamo il Fa premuto dal barré al primo tasto. Quindi Fa basso, sesta corda, Do bemolle, quinta corda, Fa, quarta corda, La bemolle, terza corda, Mi doppio bemolle, seconda corda, Fa, prima corda. Ecco, non fatevi spaventare da queste note doppi bemolle, adesso l'importante è che imparate le posizioni, i tasti esatti da premere. E suonando tutte e sei le corde otteniamo con questa posizione il Fa settima diminuita, quindi il Fa con la settima diminuita. Come vedete, la settima può essere minore, può essere eccedente, diminuita, e come abbiamo già detto in gergo li chiamano anche con altri nomi, ma noi impariamo con questi nomi qui. Bene, alla prossima!